Noi ritorniamo invece al nostro argomento decisamente più leggero, più di costume, sulle abitudini sessuali anche delle donne, soprattutto sull'interesse che hanno avuto per questa saga editoriale che ha avuto davvero un successo strepitoso. Dicevamo del fatto che le donne oggi sono più libere, sono anche un po' più spudorate forse nel cercare il proprio piacere e nel cercare le proprie avventure. Tant'è vero che noi siamo andati a intervistare alcune donne che hanno messo le loro, hanno pubblicato i loro annunci su un sito di incontri che offre esclusivamente degli appuntamenti sessuali senza nessun altro coinvolgimento, quindi niente di romantico. Sentite che cosa ci hanno rivelato. In rete il fenomeno in grande espansione di questi tempi è il dating online, ovvero il mercato di annunci personali per incontri. Si Date è un sito di incontri per tutti coloro che cercano avventure, quindi incontri senza impegno. Il sito, che ha maggior successo, ha uno spiccato taglio erotico. Un approccio che un tempo era considerato soprattutto maschile, adesso è diventato anche femminile. Ci siamo iscritti per prova compilando un profilo di maschio 45enne. Dopo pochi giorni abbiamo ottenuto un grande successo di contatti femminili. Ma cosa cercano le nostre spasimanti? Lo chiediamo a questa bella farmacista ligure. Siccome voglio di leggerezza, voglio di fare cose un po' strane, un po' diverse dal solito. E siccome sono una seria, voglio dire, se io volessi fare qualcosa di un po' trasgressivo, nel mio ambiente sono considerata poi già un discorso professionale, cioè mi devo preservare in certe aree. Sembra molto orientato al sesso questo sito. Ma in realtà non so se lo è così tanto poi alla fine. Alla fine vedo che la gente cerca di parlare, di fare amicizia, di scambiare, non so, sono pochi quelli che vanno pesanti. Io ricevo un sacco di mail, non pensavo che ci fosse tanta gente. Io ho sempre avuto una vita in cui il sesso è stato importante, adesso il fatto di non avere una relazione, una storia, comunque mi fa venire anche voglia di incontrare delle persone con cui non escludo cose di questo. Ma che tipi di uomini la contattano in genere? Sembra che facciano tutte loro, poi ti arrivano queste foto di... che le vedi, cioè proprio sono dei cuccioloni. Cuccioloni? Ma di che età? Tutti al di sotto della mia età, la fascia 40-41. Siti di incontri si dividono in tre segmenti, ci sono quelli per chi cerca davvero l'anima gemella, poi ci sono siti di incontri per chi magari è aperto a tutto. E poi ci sono i siti di casual dating, cioè di incontri senza impegno, come si Date. Dunque, i primi hanno grosse difficoltà ad andare avanti. Avevo provato a iscrivermi a una roba fissodissima, cioè, a parte che ci sono tutti questi che melensi, cerco la mia metà, l'altra metà del cielo, che due palle. No, ma neanche nella vita normale, neanche volendo mettere insieme una relazione, mi piaceva una roba così. Insomma, sesso per conoscersi da subito. Quando arrivi a 50 anni, voglio dire, non importa, cioè, o si quaglia o ciccia. Perché poi dopo ci sono donne che magari vanno in Giamaica alla ricerca di chissà che cosa. Piano diventi la personalità. Io credo che tutte le donne siano un po' sante, un po'. Cosa ti dico? Un'altra cinquantenne ci ha voluto incontrare subito. Perché? Non sono tanto una che sto lì a scrivere, cioè mi rompo, allora. Anche perché io ho difficoltà con le relazioni, quindi non ho la fissa di sposarmi o di fidanzarmi, nel senso che non mi interessa, non è una cosa che cerco. E su questo sito cosa cerca? È una cosa così easy, non ho limitazioni, nel senso che mi adeguo alla persona che ho di fronte. Ma nel suo profilo ha scritto che cerca un uomo che la domini. Diciamo che la sottomissione, da un certo punto di vista, è come se fosse una scusa, un alibi per te stesso per fare delle cose senza averne la responsabilità, no? E quindi in questo senso è eccitante la cosa, no?